Wella biker, problemi con la frizione che slitta? In questo secondo tips and tricks vediamo due rimedi semplici semplici. Cosa faccio quando accelero e sento la frizione slittare? Innanzitutto c'è da dire che la frizione deve avere un minimo di gioco. Questo perché la dilatazione termica dovuta all'innalzamento della temperatura potrebbe portare l'attuatore a ruotare e quindi a portare costantemente il cavo della frizione in tensione. Inoltre c'è da dire che lo slittamento potrebbe essere temporaneo, ovvero comparire durante il periodo di riscaldamento del motore per poi autoeliminarsi. Tieni presente che il riscaldamento della parte retrostante del motore è molto più ritardato rispetto alla termica. Infatti, dopo 5 minuti dall'accensione, se tocchi la termica sentirai che scotta, mentre se tocchi il carter frizione sentirai che non è neppure tiepido. Se invece il problema persiste anche durante la corsa, bisogna intervenire e in questo video vediamo due possibili rimedi. Il primo, che è decisamente il più semplice, è cambia l'olio. Come abbiamo visto nel video dei lubrificanti, l'olio dovrebbe avere l'omologazione IASO MA2, che deve garantire un attrito minimo nelle frizioni a bagno d'olio, ma attualmente in commercio tutti i prodotti hanno già questa omologazione. Il valore di attrito però può variare significativamente in funzione della marca e modello di lubrificante e specialmente nella tipologia di olio base. I lubrificanti puramente sintetici presentano una purezza maggiore rispetto a quelli semisintetici e questo fattore potrebbe appunto diminuire il coefficiente di attrito tra i vari dischi della frizione. Quindi se stai utilizzando un lubrificante full sintetico ed hai problemi di slittamento, cambia la tipologia di marca di lubrificante oppure passa alla versione semisintetica della stessa marca. Il secondo rimedio invece è un po' più macchinoso e prevede la sostituzione delle molle che vanno a stringere i vari dischi della frizione, utilizzando naturalmente delle molle con una rigidezza maggiore. Io per esempio ho utilizzato queste della Malossi, che costano ben pochi euro. Il procedimento è abbastanza semplice, basta svitare il carter della frizione e ci si trova davanti al piattello che stringe le quattro molle. Una volta rimosso quel piattello è possibile andare a sostituire le molle. Ti consiglio di cominciare con due molle in diagonale per non andare a indurire troppo la frizione. Nel caso in cui il problema di slittamento persista, sostituisci anche le restanti due molle. Chiudo questo video dicendoti che puoi contribuire anche tu attivamente ad aiutare gli altri portando la tua esperienza tramite un semplice commento. Non dimenticare di scrivere la tipologia di motore, il lubrificante che utilizzi e se hai avuto o meno problemi di slittamento con la frizione. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo Tips and Tricks. Ciao biker!